Ciao, in questa lezione parleremo di come creare un portfolio valido, per farsi conoscere, per trovare le prime collaborazioni e per collaborare con agenzie di viaggio. Ogni videomaker ha un solo modo reale per farsi conoscere, è quello di mostrare i propri lavori. Ovviamente chi è all'inizio della propria carriera da videomaker non ha così tanti video da mostrare. La prima cosa che bisogna iniziare a fare è quella di creare un proprio portfolio, quindi una serie di video da poter mostrare per poter iniziare quindi a collaborare. Come iniziare quindi a creare il proprio portfolio? La cosa più semplice è quella di creare dei video all'interno della propria città. In qualsiasi città tu abiti, puoi tranquillamente uscire di casa e puoi realizzare delle riprese per raccontare la tua città. Perché se lo scopo è quello di creare dei contenuti, tu puoi farlo già raccontando, non so, un qualche cosa di particolare, un aspetto o un evento della tua città, oppure di una città particolare che ti sta vicino. Ad esempio, io abito nelle Marche, anzi, abitavo nelle Marche. Le prime volte mi sono andato ad allenare nelle città più famose vicino a me, Fabriano, Ancona. Mi dava l'opportunità di creare dei contenuti da poter mostrare ai miei futuri clienti. Onestamente io ho iniziato non proprio con il travel, ma creando dei video per delle piccole attività, amici, conoscenti, e lo facevo inizialmente gratis. Perché se parti proprio da un livello base, quindi sono le tue prime esperienze, potrai fare, anzi, farai sicuramente molti errori, dovrai cominciare a capire come comportarti quando sei davanti a un cliente. Quindi riuscire a lavorare le prime volte con qualcuno che conosci, quindi il negozio di un amico, l'attività di un amico, è molto più facile perché ti dà la possibilità appunto di sbagliare. Se tu già conosci il luogo in cui andrai a fare le riprese, saprai già bene o male la quantità di luce o comunque le varie riprese che potrai fare. Devi avere già nella tua mente un'idea di quello che sarà il prodotto finale. Poi andrai all'interno dell'attività, prenderai un appuntamento. E già lì comincia a ricordarti tutto. Ogni volta che tu approcci a un nuovo cliente, anche se è un amico, cerca di analizzare sempre il rapporto che stai creando, come ti sei proposto, quali sono state le risposte, quali sono i dubbi, perché anche riuscire a capire nei primi lavori quali sono le richieste, cosa puoi riprendere, cosa non puoi riprendere, cosa vorrebbe dal tuo video. La pratica serve anche per capire insieme al cliente quale sarà lo scopo finale del video? Quindi già quando inizi ad apprendere l'appuntamento, cerca di capire quale sarà lo scopo finale, cosa dovrà vendere, cosa dovrà comunicare. Ogni volta che creerai un prodotto, un video, chiedi sempre il permesso di poterlo anche condividere nei tuoi profili, sul tuo sito, perché questo ti permetterà di allargare il tuo portfolio. Quindi non dimenticare mai di creare un foglio, una richiesta dove chiedi al tuo cliente, sia che tu lo faccia gratis che no, di darti il permesso per pubblicare quel contenuto online. Nel momento in cui tu farai il primo lavoro e riceverai dei soldi in cambio, saprai che quello in quel determinato periodo è il tuo valore per quel determinato prodotto. Dal primo lavoro che farai a pagamento, dovrai sempre cercare di aumentare anche solo di 50 euro la tua retribuzione, perché a un certo punto tu migliorerai, quindi questo aumento sarà anche conseguenza della qualità dei prodotti che riuscirai a fornire. In più, riuscirai a capire veramente quanto riesci a spingerti in là con il prezzo, perché potrai sentire moltissimi videomaker che ti diranno: no, 100 euro sono troppo pochi, 200 euro per quel lavoro sono troppi. Tutto dipende dalla tua qualità, dalla tua esperienza, dal prodotto che riesci a dare, dal budget che ha il cliente, perché potrà capitare dopo, andando avanti con il tempo, di
avere la necessità di abbassare il costo, ma perché in cambio sai che riceverai moltissima più visibilità, quindi per un prezzo che non sarebbe proprio quello del tuo listino, però riceverai veramente tantissima visibilità, quindi dopo potrai tranquillamente giostrarti tra i vari prezzi, però nell'ottica di creare un portfolio e di utilizzare quel portfolio per avere dei lavori retribuiti, ricordati sempre di iniziare gratis, iniziare poi a fare le prime collaborazioni a pagamento e di volta in volta alzare quel prezzo. Io suggerisco veramente €50 ogni volta, così tu hai la tranquillità di migliorarti, il cliente non spenderà molto, i primi clienti che troverai saranno i più fortunati, ma probabilmente se ti vedrai da qui a 3 anni, quei lavori valevano realmente quel prezzo, mentre i nuovi lavori che farai fra 3 anni varranno molto di più perché sarai migliorato. L'altra cosa molto utile nell'avere un portfolio che si allarga, che si ampia con il tempo, è quello di poter avere molte possibilità di produzioni. Nel senso, tu potrai avere da qui a un anno, facciamo finta, se anche dovessi fare solamente un video al mese, quindi i primi gratuiti e gli altri no, potrai avere la possibilità di dire ai futuri clienti: riesco a collaborare con aziende locali che fanno X prodotti, perché avrai già collaborato con loro, riuscirai a dire: questo è il mio stile, questo è il mio prezzo. E la cosa che sarà fondamentale sarà quella di dire: questo è quello che io so fare e questo è quello che io voglio fare. Cioè, ogni cliente non dovrà contattarti per fare quello che lui vorrebbe come stile, intendo. Ovviamente il prodotto lo deciderà sempre il cliente, ma se qualcuno chiamerà te, dovrà chiamarti perché gli piace quello che tu fai. Perché il più grande errore è quello di creare dei contenuti che vanno al di fuori delle proprie capacità o passioni. Perché ci sono sul mercato oramai molti content creator nel mondo video, quindi l'unica cosa che ti potrà contraddistinguere rispetto agli altri non sarà il prezzo, non sarà il fatto che sei l'unico di quella città, ma ti dovrà contraddistinguere il tuo stile. Quindi la cosa fondamentale da seguire ogni volta che tu creerai un prodotto sarà quella di cercare di trovare e di comunicare quello che ti chiederà il cliente, ma con il tuo stile. Sei tu che guidi la produzione del video. Perché a volte, anche durante la creazione iniziale del tuo portfolio, quindi le prime collaborazioni, potrai essere tentato nel prendere un lavoro, anche se non esattamente quello che volevi fare, perché giustamente sono soldi. Ma attenzione, perché molte volte, io ho fatto questo errore, te lo posso dire, mi sono trovato in situazioni che appunto non avevo mai gestito. Avevo fatto dei video simili, ma non sapevo bene come comunicare quel determinato prodotto, quel servizio, e quindi alla fine mi sono ritrovato, ok, a avere un lavoro, a prendere dei soldi, ma prima di tutto non poter utilizzare quel video nel mio portfolio perché era totalmente diverso da quello che io volevo diventare. Il fatto di poter iniziare a creare video di agenzie o di produttori locali era solo un punto di partenza, perché man mano che il tuo portfolio si allarga puoi tranquillamente togliere i vecchi prodotti e magari riutilizzarli solamente se ce ne sarà bisogno. Il primo punto è: crea dei video usabili per te e per il tuo cliente. L'obiettivo di ogni video che tu produrrai sarà quello di soddisfare il tuo cliente, ma dovrà avere sempre lo scopo di allargare il tuo portfolio. Nella prima fase in cui tu stai creando il tuo portfolio, è sempre meglio scegliere un lavoro meno retribuito, ma in linea con il tuo stile, in linea con il tuo futuro, più che un lavoro retribuito, magari leggermente di più, ma che tu completamente non potrai usare perché magari il cliente non ti dà il permesso di pubblicarlo, oppure perché anche se avrai il permesso sarà completamente distante da quello che tu vuoi fare. Ti faccio un esempio: io volevo fare video travel, mi è capitato di fare video corporate,
che attualmente io non posso utilizzare, non posso mostrare perché sono dei video aziendali ad uso interno, quindi non ho nessun diritto di poterlo pubblicare, quindi io non ne traggo nessun vantaggio se non il lavoro che ho fatto retribuito quella volta, quella singola volta, e in più non posso nemmeno dire di essermi esercitato per quello che era il mio reale futuro, quello di video travel. Quindi diciamo che sì, magari con quel lavoro sono riuscito a comprarmi un accessorio in più oppure aver fatto un'esperienza che è vero, non fa mai male, però noi stiamo parlando di una persona che magari vuole iniziare in un settore, in uno specifico settore e deve battere sempre il più possibile su quel settore. Quindi nel momento in cui non hai scelta, ovviamente se è un mese, 2 mesi che non fai video, ti arriva una collaborazione, la farai, però l'obiettivo di questa lezione è ricordarti che ogni video che tu farai dovrà essere utile al cliente, ma soprattutto utile a te. Il secondo suggerimento che voglio darti è quello di creare dei video che vadano dai 30 secondi ai massimo 5 minuti. Perché nel periodo in cui tu stai creando un portfolio, non servirà a nessuno vedere mezz'ora di intervista, un'ora di intervista, lasciando sempre il fatto che potrai farla, ma se puoi scegliere, cerca sempre di utilizzare video che vanno dai 30 secondi ai 5 minuti, perché sotto al minuto puoi utilizzarlo su qualsiasi piattaforma, Instagram, Facebook, YouTube, non c'è problema. E sono contenuti che i tuoi futuri clienti molto probabilmente utilizzeranno per convertire, quindi per far sì che nelle loro pubblicità, nelle loro ads su Facebook, su Instagram, possano utilizzare il tuo prodotto, condividerlo e convertire dei possibili clienti oppure comunicare un determinato messaggio. Video molto lunghi richiedono veramente molte più capacità, quindi fare un video di 20 minuti, un'ora, diventa sempre più complesso. Il lavoro non è mai, soprattutto all'inizio, ben retribuito. Quindi nell'ottica di creare un portfolio, cerca sempre di mantenerti tra i 30 secondi e i 5 minuti massimo di video che produrrai. Il terzo consiglio che voglio darti è quello di iniziare a dedicarti a quella che è la tua passione, che sia il travel, che sia video corporate o qualsiasi altra passione che tu hai. Comincia a cercare collaborazioni e a proporti solamente in quell'ambito. Il tuo obiettivo a lungo termine è quello di essere riconosciuto per una tipologia specifica di video. Primo, riuscire a creare dei contenuti anche gratuiti, ma dove tu riesci a collaborare con dei clienti, che siano amici, che siano attività locali o racconto della tua città o di eventi locali. Secondo punto è quello di creare dei video che vadano dai 30 secondi ai massimo 5 minuti e chiedere le prime retribuzioni per dei prodotti che andrai a realizzare. Parti con un prezzo molto basso, un prezzo per cui non ti senti, diciamo, in colpa, perché potresti fare degli errori, potresti non essere il videomaker più adatto per quella produzione, ma non ti preoccupare, avendo un prezzo basso potrai trovare sicuramente il tuo lavoro. Da lì ogni video che tu farai dovrai farlo magari alzando di 50 euro il tuo listino, la tua richiesta. Ricordati sempre che ogni volta che tu farai un video dovrai farlo per il cliente, ma soprattutto per te, perché ogni video dovrà essere accompagnato da una liberatoria che ti permetterà di condividere quella produzione sui tuoi canali e quindi di allargare il tuo portfolio. Ultimo punto sarà quello di continuare ad allargare il tuo portfolio, ma nell'ambito in cui vorrai specializzarti. Per poter fare questo, ogni singola produzione che farai dovrà essere orientata verso quell'obiettivo. Se il tuo scopo sarà quello di, non so, creare dei video sportivi, cerca quanto più possibile di creare quei contenuti. Quando avrai la libertà di farlo, quando avrai possibilità di collaborare, cerca di usare il tuo stile in quell'ottica, perché tu sarai riconosciuto per quello che produrrai, non per quello che dirai o per quello per cui il cliente ti chiamerà. Tu sarai riconosciuto per quello che le persone potranno vedere sulle tue piattaforme. Cercare il più possibile di essere presente nei video del tuo canale o del tuo sito. Il fatto di essere tu il soggetto di alcuni dei tuoi video darà la possibilità al tuo futuro cliente di poterti già conoscere
di sapere come parli, come ti relazioni, qual è il tuo tono, qual è il tuo comportamento davanti a una telecamera. E il fatto di poter avere tutto il tempo del mondo per creare questi video, come ad esempio questa lezione, io ho avuto moltissimo tempo per poter scegliere la location, le luci, i colori, l'audio. Quindi questo, nel momento in cui un futuro cliente entra nel tuo sito, entra nel tuo canale YouTube, riuscire a vedere chi sarà la persona con cui dovrà collaborare è di enorme aiuto. Per questo è tutto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!